Centro Universitario Teatrale di Perugia ha portato i suoi spettacoli curati dal direttore Ruggeri al Festival dei Due Mondi, affiancandovi un incontro con l'importante letterato polacco Flaschen. Noi li abbiamo incontrati entrambi proprio qui nel nostro corner. Andiamo a vedere l'intervista. Maestro, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Prima chiacchieravamo, prima che si accendesse la telecamera, lei si è definito uno spettro del passato. Perché? E perché sono un anziano, ma un anziano sempre attivo. È questo che mi stupisce. Ho partecipato attivamente della creazione di una... degli anni 60, 70 era una grande epoca storica del teatro. E mi sembra che in questa epoca anche il Festival dei Due Mondi ha partecipato attivamente. Nell'anno 67 siamo stati qui con Grotowski. Ritorna a Spoleto dopo tanti anni. E che cosa c'è di diverso nel festival? E questo non lo so ancora. E sono, come dire, all'ascolto. Cosa succede? Come è iniziata la sua collaborazione con il CUT? Con il CUT? È una lunga, lunga storia. Tanti anni fa era una... E Roberto Ruggeri che mi ha trovato, che mi ha invitato. E così abbiamo cominciato questa collaborazione e che continua ancora. Quello che mi stupisce di più e può darsi è la più grande opera della mia vita, è che sono ancora in vita e che sono qui. Ancora a Spoleto, ancora una volta. Spero di essere ancora, non so, altra volta tra 10 anni. Speriamo. Voilà, anche io. Allora, Roberto Ruggeri, autore, regista, direttore artistico del CUT, di che cosa si occupa il Centro Teatrale di Perugia? Il Centro di Perugia, possiamo dire che è un centro di pedagogia alternativa. La nostra via, come poi è chiaro dal manifesto del festival, si chiama Via Psiconautica. È una via che ha tratto le sue origini o le sue ispirazioni, più modestamente, dalla via negativa di grotowskiana memoria del Theater Laboratorium, una via maieutica. In modo particolare, non ci piacciono le vie positive, non abbiamo aderito a un manifesto di vie positive costituito da esercizi, da tecniche da acquisire, quanto dall'eliminazione delle resistenze, degli ostacoli che impediscono all'individuo di manifestarsi, di manifestare la propria espressività. Cosa deve aspettarsi lo spettatore andando a vedere alla Sala Pegasus, giusto, i suoi spettacoli? Spero che si aspetti di vedere qualcosa di insolito e soprattutto non noioso. Combattiamo la noia a teatro, abbiamo uno dei due lavori che dura 3 ore complessivamente, quindi è una grande sfida, può intuire. Siamo in 15 ad aver scritto il testo penso abbastanza complesso, e quindi la responsabilità l'ho condivisa con gli altri performance, che sono tutti diplomati presso il nostro centro di pedagogia alternativa, quindi sono attori che da più o meno anni lavorano al nostro fianco verso la ricerca di una integrità, posso dire, di una integrità corpo-mente, psicofisica, che sappiamo quanto sia difficile. Andiamo quindi alla Sala Pegasus a vedere alcune scene tratte dallo spettacolo. Ma che bel cagnolino che ci abbiamo! Che bel cagnolino! Come si chiama questo cagnolino? Come cresce questo cagnolino! Aspettami, che adesso arrivo, ma qui...
Ma che bel cagnolino che c'è! Ma tu guarda come arrivi! Ma ti credo che arrivi a un pezzo di donna! Così è quando ti dica. Ecco qua, una tetta più grande della mia, un culo più verde del mio.